Se ti svegli alle 6 tutte le mattine diventi ricco prima degli altri, inoltre stai più in forma e sei più produttivo. Molti libri dicono questo, ma sarà vero? Oggi volevo condividere con te la mia esperienza e anche la mia opinione su questi argomenti, portandoti anche a conoscere alcuni libri che ho letto. Ne ho letti tantissimi riguardo a questo argomento, ma in particolare due, che secondo me sono quelli che mi hanno un po' cambiato rispetto agli altri, e che trattano di queste tematiche. Bentornato sul mio canale, io come sempre sono Pasquale. In questo video vorrei parlarti delle varie teorie che girano sul concetto e sul fatto che alzarsi molto presto la mattina possa portare alla fine ad enormi benefici, sia dal punto di vista psichico, sia da quello fisico, e soprattutto dal punto di vista della produttività, e di conseguenza ti danno la possibilità di diventare un investitore migliore e magari un po' più proficuo e diventare ricco il prima possibile. Prima di continuare però ti volevo ricordare che puoi sempre iscriverti a questo canale cliccando la campanella delle notifiche. Ti posso assicurare che questo è un buon investimento se vuoi ricevere ovviamente aggiornamenti su tutti i miei video futuri. Se clicchi anche con decisione il tastino del pollice in su, mi fai capire che il video ti è piaciuto e sei una brava persona. Soprattutto però, se non ti è piaciuto il video, invece di lasciarmi un pollice in giù, lasciami un commento e fammi capire perché, in maniera tale che mi puoi aiutare a raggiungere la mia indipendenza economica fornendoti dei contenuti di qualità, che poi è il mio obiettivo finale. Bene, ci sono varie pubblicazioni in giro, sia di guru del settore della formazione personale, ma anche per quanto riguarda investitori di successo o anche degli imprenditori di successo, che consigliano appassionatamente di svegliarsi molto presto la mattina, in quanto questo modo di essere, di comportarsi, può essere più efficiente nelle tue performance giornaliere. Sinceramente, in passato sono sempre stato molto scettico in tal proposito, però, come in tutte le cose che ho sempre fatto, mi sono sempre riproposto di dare un mio giudizio personale solo dopo aver effettivamente provato la cosa che si tendeva a minimizzare o a esaltare. Dire che svegliarsi presto può essere per essere più produttivi possa essere una cazzata, semplicemente perché lo si pensa e non perché non si sia provato, credo che sia a sua volta poco credibile. In realtà io mi sto alzando molto presto da un po' di tempo, da quando ho iniziato a fare parecchio esercizio fisico in casa per conto mio. Mi alleno circa 5 volte a settimana con i pesi, e siccome poi devo andare a lavorare, mi sono dato comunque almeno un'ora di allenamento tutti i giorni, per cui dovevo alzarmi comunque per forza presto. Mi alzavo già intorno alle 6 del mattino circa. Poi però, come ho accennato prima, quando sono entrato in questo fantastico mondo degli investimenti e della finanza e del risparmio, ho sentito di molti personaggi ed imprenditori che, anche essendo grandi CEO, grandi amministratori delegati delle aziende quotate in borsa, avevano questa fantomatica abitudine come stile di vita. Per cui ho deciso prima di tutto di informarmi e poi di studiare un pochino la situazione, e ho comprato parecchi libri, come dicevo all'inizio del video, ma qui te ne voglio citare solo due. Entrambi li puoi trovare in italiano e sono riportati con i link affiliati di Amazon nella descrizione di questo video. Il primo libro si chiama The Miracle Morning, e l'ho acquistato non solo perché Amazon lo ha fra i preferiti, fra quelli migliori per acquistare per lo sviluppo personale, ma anche perché lo lesse e lo consiglia tutt'oggi anche il famosissimo Robert Kiyosaki, l'autore di Padre Ricco, Padre Povero, nonché imprenditore di successo, non proprio un poveraccio come me. Il secondo invece è di Alfio Bardolla, un piccolo guru in Italia per quanto riguarda lo sviluppo personale, il risparmio e i corsi motivazionali. Il libro invece di Alfio Bardolla si intitola Ricco prima delle 8. Le prassi da seguire sono più o meno identiche un po' per tutte queste tipologie di libri. Ho trovato in realtà il libro Miracle Morning un po' più fluido, un po' più personale e con consigli molto più pratici da seguire, utili magari per un neofita come posso essere io. Quello di Alfio Bardolla invece è un libro molto più di concetto, magari che ha molto più concetti astratti, anche se ha molti esempi pratici di per sé. Diciamo che sto seguendo le idee e le prassi che i libri consigliano. Ho notato delle differenze? In realtà sì, molte, anche se non eccezionali come me le aspettavo. Però ci sono delle cose molto più positive che negative rispetto a quelle in cui mi aspettavo in partenza. In primis, a parte la parte iniziale del risveglio, nella quale mi sento uno zombie, durante il resto della giornata effettivamente mi sento molto più sveglio, molto più attento e molto più produttivo.
Il tutto è molto probabilmente legato al fatto che, svegliandoci prima, il metabolismo si trova già in una fase attiva molto tempo prima di quanto non lo facesse prima, quando mi svegliavo per esempio alle 8 del mattino. Poi riesco a fare più cose sicuramente, avendo quelle due orette in più dove sicuramente nessuno mi disturba o dove nessuno sta a distrarmi, mi fa portare a termine più cose in quelle due ore di quanto io non facessi per il resto della mia giornata. Non so se tu hai già provato questa tipologia di esperienza, ma magari puoi confermare o smentire questa cosa. Per darti un esempio, se mi segui da un po' sai che io mi occupo anche di nutrizione ed alimentazione ed ho un secondo canale YouTube nel quale appunto mi occupo di divulgazione scientifica in campo alimentare. Nel contempo mi sto preoccupando anche di scrivere il mio primo libro in ambito alimentare e anche di creare un mio primo videocorso da poter distribuire poi in vendita sulla rete. E la scrittura di entrambe le cose procede alla grande da quando ho iniziato questa pratica di risvegliarmi un po' più presto al mattino. La sera poi tendo ad avere sonno prima, per cui ad avere una fase di sonno più intensa e per cui molto più riposante. Diciamo che, a parte rare occasioni, non faccio più fatica come facevo prima ad addormentarmi. Inoltre, al mattino, anche facendo gli esercizi, tendo ad essere leggermente più in forma e penso con un metabolismo molto più attivo e molto più efficiente, e questo non fa altro che farmi sentire meglio e per cui farmi essere un po' più in salute rispetto a prima. Un aspetto che ritengo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo personale. Alcuni spunti invece ancora non li ho iniziati. Ad esempio, in molti di questi libri viene consigliato di fare del journaling, e cioè di tenere un diario con tutte le attività e gli obiettivi che ci si prefissa per la giornata e con tutto quello che a fine giornata si è riusciti a raggiungere. Poi viene anche consigliato di fare meditazione con almeno 5-10 minuti di silenzio assoluto con gli occhi chiusi. Teoricamente serve a calmare la mente al meglio e a renderla più disponibile. Viene inoltre consigliato di dirsi delle frasi positive e produttive ad alta voce davanti a uno specchio sia al mattino come frasi motivazionali per procedere durante la giornata e alla sera come frasi di raggiungimento dei propri obiettivi. Come ultima cosa, come dicevo prima, si consiglia di fare della meditazione, ma non silenzio come la prima fase, ma più per entrare in una fase più comprensiva e più analitica di se stessi. Sinceramente questi aspetti non li ho ancora toccati né provati. Come dicevo all'inizio però di questo video, non è che non ci creda semplicemente perché non li ho provati e secondo me sono cazzate, perché dire che non funzionino senza averle provate non ha senso, anche perché come molti libri vecchi come Pensa e arricchisci se stesso lavorano molto sull'autosuggestione, sull'autoriconoscimento come cose molto potenti, ma sono solo aspetti che proverò in un secondo momento. In ogni caso, nei libri menzionati e soprattutto in The Miracle Morning viene anche dato accesso gratuito a una serie di risorse online che si possono usare come test, come prova o come riferimento, per cui si può anche vedere degli esempi pratici su come effettivamente per esempio compilare alcune frasi motivazionali o su come meditare o su come praticare in silenzio o su come compilare magari il journaling. Quali sono le mie considerazioni? Beh, alcuni vantaggi li ho provati e testati di persona, ma non tutti. Sicuramente il cambio di abitudini può essere ed è secondo me un valore aggiunto. Se pensi che degli imprenditori di successo come Richard Branson, come Tim Cook, come Jeff Bezos, come Jack Dorsey e molti altri attaccano il loro successo a queste tipologie di attività e loro sono lì e io sono qui, per cui molto probabilmente vale la pena svegliarsi un pochino prima degli altri al mattino ed essere più produttivi. Essere ricchi prima delle 6 svegliandosi appunto prima degli altri non saprei, ma si è sicuramente sulla buona strada per riuscire nelle proprie azioni. Bene, per oggi ti lascio e spero di averti dato degli spunti interessanti e che tu possa condividere con me le tue opinioni. Per oggi è tutto e ti lascio e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!